La cultura del vino che sconfina dalla tavola al set cinematografico, alla tela per straordinari dipinti, fino ad appagare così davvero ogni senso. Il gusto e l'olfatto, naturalmente, ma anche la vista, il tatto e l'udito. Una resa a 360 gradi del prodotto che sta portando la Puglia a Manduria alla ribalta mondiale, afferma Fulvio Filo Schiavoni, presidente del consorzio produttori Manduria Vini. Al Museo della Civiltà del Vino di Manduria, la presentazione del film documentario di Agnese Correra, Vino su tela, l'arte enoica di Arianna Greco, un lavoro cinematografico tutto salentino, ispirato alla storia dell'artista che ha creato la singolare tecnica dell'arte enoica, l'arte cioè di dipingere utilizzando il vino al posto dei tradizionali colori. Il vino è una cosa magica, perché è come una creatura, come qualcosa di divino che ci permette non soltanto di godere della vita, ma di godere anche con la vista. Quello di stasera è una serata dedicata a un artista che interpreta la gioia degli occhi attraverso la sua pittura e attraverso il vino. E questo è anche comunicazione, perché il vino bisogna saperlo comunicare e far capire che è una gioia per tutti. Poco ma buono. Il vino ormai, per fortuna, sta cominciando non più a essere una moda, ma una qualità di vita. Quindi la comunicazione, soprattutto sul vino del nostro territorio, diciamo noi che siamo del primitivo, soprattutto il primitivo, sta tirando alla grande e qualifica la nostra terra. L'artista ha un tratto molto sensuale e quindi attira e poi ha saputo interpretare le varie tonalità dei tre vini che a un certo punto sono l'orgoglio della Puglia. L'azienda che rappresento, Produttori Vini Manduria, ha voluto essere partner di questa bella iniziativa. Un film documentario sull'arte enoica di Arianna Greco per la regia di Agnese Correra, è sicuramente un nuovo prodotto per promuovere il vino, in questo caso il primitivo di Manduria, il suo territorio, perché no? Il cinema, l'arte, la pittura, insieme alle altre arti, possono divenire degli utili strumenti per veicolare nel mondo, la sua conoscenza e la sua promozione. Non solo enogastronomia, ma il vino proprio come un elemento culturale da conoscere, da approfondire, grazie anche alle altre arti. Noi abbiamo invitato sicuramente i nostri soci della cooperativa, ma tutte le iniziative che vengono realizzate qui in cantina vengono seguite dall'intero territorio manduriano e ben oltre. Avremo le presenze del sindaco, del primo cittadino della città, anche di rappresentanti di altre autorità, ma la cosa bella è che queste manifestazioni possano attirare in cantina tanti wine lovers e da questo momento anche amanti non solo del vino puro, come dicevo prima, ma anche dell'arte, in questo caso dell'arte enoica. Vino su tela, l'arte enoica di Arianna Greco è un film documentario e possiamo avere il privilegio di dire che è il primo documentario in assoluto sull'arte enoica. Quindi si racconta la storia di Arianna, della sua arte, la particolarità della sua arte è quella di dipingere col vino, ma si racconteranno anche storie di Puglia, storie di vita vissuta, in particolar modo attraverso l'incontro con tre cantine, le tre cantine protagoniste del documentario, quindi il Consorzio Produttori Vini per il Primitivo, i Conti Zecca per il Negramaro e l'azienda Grifo per il Nero di Troia. Quindi è un road movie che racconta un viaggio all'interno di un viaggio, quindi un viaggio sia territoriale, perché noi realmente abbiamo percorso queste terre per andare a reperire i vini che poi Arianna utilizzerà per essere i suoi quadri, ma anche un viaggio nella storia di Arianna, nella storia della Puglia e nella storia vitivinicola. Tutto parte da una storia vera, quindi Arianna ha avuto questa ispirazione durante un viaggio e quindi ha fatto benissimo a metterla in pratica, a svilupparla e adesso cioè è l'unica esponente del mondo dell'arte enoica e noi vantiamo questo perché è anche pugliese come tutti noi, come la troupe, tutta la produzione, le cantine protagoniste, insomma è un film pugliese, dalla scrittura alla realizzazione.
Noi abbiamo delle date, in particolar modo, a parte il consorzio, la data del 6 maggio del Consorzio Produttori Vini di Manduria, il 13 maggio saremo a Praga, dove è stata organizzata una giornata tutta dedicata al documentario, all'arte di Arianna. Io terrò una conferenza con degli studenti di cinema di Praga e vi sarà anche la degustazione dei vini protagonisti del film. Poi il 29 proietteremo a Ruvo di Puglia, il 20 giugno a Leverano, abbiamo un po' di date, il 4 e il 5 agosto al Primitivo Jazz Festival, però siamo in costante sviluppo, quindi faremo un vero e proprio tour promozionale del nostro film e poi naturalmente i festival. L'idea nasce da una storia d'amore, io lo dico sempre, l'amore muove il mondo e così ho mosso anche quest'idea. Stavo insieme ad una persona che si occupa di vino da un punto di vista, diciamo, lavorativo, quindi ha fatto di quella che era la sua passione, perché lui è partito, anche lui, il vino per lui era una passione, da una passione è diventata lavoro, stando insieme ha cercato di coinvolgermi in questa sua passione perché il mio percorso di studi è stato completamente diverso, liceo classico prima e la facoltà di odontoiatria poi, quindi anche per me nasce tutto per amore, per passione, e ora è diventato un quotidiano, perché poi quando inizi ad entrare, diciamo, nel vortice degli eventi, nel vortice delle passioni, diventa una costante e nel mio caso la pittura col vino è diventata una costante, tanto da avere avuto l'affiancamento anche di Agnese, la regista, per poter realizzare addirittura un film documentario su questo. Sicuramente la tavolozza cromatica è limitata, perché il colore è quello appunto del vino, quindi si va da un rosso bordeaux, ovviamente i colori che poi si ottengono su tela non sono mai i colori di un vino giovane, perché andrà incontro ad ossidazione il vino, quindi abbiamo un rosso bordeaux, un rosso porpora, un color granato, color aranciato, sono fondamentalmente colori caldi per una tavolozza limitata. Nella tecnica c'è l'utilizzo, innanzitutto la tela è preparata adeguatamente perché non viene lasciato nulla al caso, il disegno viene fatto con un carboncino di vite, quindi effettivamente col carbone, con la vite bruciata, quindi tutto richiama quello che è il mondo del vino. I soggetti sono spesso soggetti femminili e collegati ancora una volta a quello che è il mondo enoico, e in più come colore questo vino, questo che dovrebbe essere un alimento, che diventa però strumento d'arte. Ovviamente alla fine c'è anche l'utilizzo di un fissativo e di un isolante, in maniera tale, diciamo, adeguatamente ideati da un'azienda, in maniera tale che il colore del vino non venga meno. E questo, diciamo, su cui si basa tutto, altrimenti tutti potrebbero prendere e dipingere col vino. C'è un richiamo continuo alla Puglia e alla sua storia enoica. Thank you.
In quest'opera ci sono due soggetti, in teoria due figure più uno sfondo che funge da terzo soggetto, quindi si gioca su quello che è il numero 3, il numero perfetto, proprio perché abbiamo tre vitigni, tre aziende vinicole, quindi tre tele, tre soggetti, anche perché la Puglia è una regione nella regione, una penisola, anzi nella penisola, è talmente lunga che possiamo dividerla in tre zone, ancora ecco perché di nuovo ritorna il numero 3, tre zone vocazione vitivinicola, la zona del Negramaro, quella del Primitivo e quella del Nero di Troia. Abbiamo cercato, anzi ho cercato in questa tela di rappresentarle tutte e tre. Ovviamente sarebbe stato l'ideale vedere avvenire il cambiamento cromatico, perché nel film si osserva il colore rosso del vino appena posto sulla tela e si osservano gli iniziali cambiamenti, quindi il viraggio all'ocre, il viraggio anche al grigio di alcuni vitigni, mentre qui nell'opera completa ciascun vitigno ha assunto il proprio colore. In genere per il Negramaro un marrone, un rosso mattone per il Nero di Troia e per il Primitivo color, cioè il colore è il Bordeaux.